Ciao ragazze, bentornate al mio canale. Oggi video tag, il mio, anzi il nostro video tag che abbiamo ideato io e Mena, Only Megan 17, alla quale mando un bacio grandissimissimo. Ho visto che in tante di voi hanno già iniziato a fare questo video, quindi insomma sono contenta che vi sia piaciuto. Me li sono visti praticamente tutti, insomma quelli che mi avete linkato. Magari a qualcuno ho messo un commentino, a qualcuno ho messo una spollisciata, però comunque me li sono visti e grazie, mi fa e penso ci faccia tanto piacere. Quindi partiamo subito con le cose riguardanti la moda, il campo healthy, lifestyle e di settembre. Numero 1, abbigliamento e accessorio del mese. Come accessorio metto assolutamente questo contenitore, questo bag organizer che avevo preso da un sito che vi lascio magari linkato il video qua sotto, dove in 3000 mi avete scritto: Ale, non è una pochettina, è un bag organizer, e avevate ragione, cioè scusate veramente ragazze. Comunque mi sto trovando divinamente, è molto più comodo cambiare borsa con questo cosino, prendetelo, l'ho visto in tanti altri siti. Anche George April l'ha fatto vedere nel suo video haul di recente, mi sembra New Frog. Comunque è comodissimo, qua dentro per esempio ho gli assorbenti con le salvettine, poi c'è questa tasca che si può aprire, ci ho messo le pinzettine, qua ho le chiavi della macchina, vabbè questa crema qua della Puris. Ho un'altra bustina al suo interno dove che mi trovo comoda, quella l'avevo presa da H&M, mi trovo comoda insomma a tenerla in quella maniera. Occhiali, un laccino per i capelli, fazzoletti, e poi qua a volte ci inserisco il cellulare, e poi qua mi manca da metterci una penna, che ogni volta ho bisogno delle penne e non ce le ho mai. Comunque l'accessorio del mese è assolutamente questo, insieme alle collane. Questa me l'ha regalata appunto Mena, ve la faccio rivedere, ve l'avevo fatta vedere nel video delle Yankee Candle. Comunque ho iniziato a mettere e ad apprezzare tantissimo le collane e niente, questi sono i miei accessori. Come capo di abbigliamento invece vi faccio vedere questa maglia traforata che avevo preso a Sorrento, forse a Pasqua, comunque giù di là. È molto 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 carina, trasparente, io la indosso appunto con una canottiera sotto, viene con la manica a tre quarti e l'ho utilizzata tanto perché non lo so, è di cotone, leggera, però insomma settembre ha fatto una stagione bellissima, nel frattempo è cambiata la luce, è andato via il sole, ha fatto una stagione bellissima e quindi ero ancora abbronzata, stava ancora meglio che adesso sulla abbronzatura appunto. Volendo si poteva utilizzare insomma con una pashmina, insomma l'ho sfruttata tanto 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 e quindi questo è stato il capo di abbigliamento. Come prodotto di bellezza metto è stato la matita nera, perché ho fatto tantissimi 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 trucchi, quasi tutti praticamente con la matita nera, sia che la mettessi sia sopra che sotto, sia solo sopra a modo liner, sia che la mettessi sfumata che dopo ripassata con l'ombretto. Questo è il Soft Coal Kajal Eyeliner Pencil della Rimmel London, infatti utilizzato come Kajal è ottimo, mi piace veramente tantissimo, è la 061 Jet Black, mi piace tanto, Jet proprio scritto con la J, Jet Black, bellissima, da utilizzare appunto come riga di eyeliner, quindi assolutamente matita nera per il mese di settembre. Poi tre cose di casa, ne ho due da mostrarvi. Una è questa, ovvero un portafoto che adesso vi farò vedere nel dettaglio. Vedete, c'è questo filo dove si appoggiano le foto e tramite queste calamite a forma di cuore le foto rimangono appese. Sopra invece è una delle roselline che ho utilizzato per fare alcuni tipi di bomboniere. Ho preso questo
questo ad esempio, come esempio, perché stiamo cambiando un pochino il salotto e in questo mese ho arricchito molto di più finalmente con delle foto, specie per quanto riguarda il matrimonio, ma adesso devo andare a stampare anche foto di altri nostri viaggi, insomma, eventi, eccetera, eccetera, vecchi, mia di Nello, noi siamo io e Nello, quindi assolutamente foto e portafoto è la cosa di casa. E la seconda è il Lisoform, perché è stata proprio una scoperta di settembre, mi è piaciuto tantissimo, ha un profumo buono, di pulito, delicato, mi piace che la casa profumi, insomma, non per tantissimo di questo. È un detergente disinfettante e si pulisce veramente bene. E l'ho trovato in offerta all'Estelunga e ne ho fatto scorta perché mi piace tanto, tanto, tanto. 4 schifezza versus cibo sano. Allora, il cibo sano è la quinoa. Ne ho da farvene vedere due. Una che presi a Natura Sì, ed è questa qua della marca Rapunzel, mentre l'altra è l'ho presa all'Estelunga della marca Pedon, ed è questa qua. Comunque è stata la quinoa. L'ho mangiata insieme al minestrone, insieme ai pisellini, insieme ai fagiolini. Magari tutto prima lessato e poi con un filo di olio a crudo. Ho cotto la quinoa a parte, le verdure a parte e poi ho messo tutto insieme sopra una bella grattata di parmigiano. Buonissima. Mentre la schifezza del mese sono due cose della Milka che ho comprato, erano in offerta all'Esselunga e le ho comprati due, cioè quattro pacchi in tutto, due a due. Questi cookies qua, XL cookies, sono fantastici. Ce ne siamo andati pazzi sia io che Nello. E per il mio gusto, ancora di più, questi Choco Wafer, questi medaglioni. Questi mi fanno impazzire, mi mandano proprio fuori di testa. Quindi le schifezze del mese sono della Milka. 5. La bevanda del mese, questo mese, è assolutamente il caffè, perché io è da qualche anno che sto iniziando a bere caffè, prima non lo bevevo. Però questo mese più di sempre. Ne ho necessitato veramente tanto la mattina perché ero veramente tanto rincoglionita, se si può dire, ma a dei livelli disumani, e a me il caffè sveglia molto, quindi senza di quello penso che starei ancora dormendo. 6. Il luogo del mese. Il luogo del mese di settembre è stato la palestra, perché ho ripreso ad allenarmi in palestra e perché. Non so, mi ha fatto più piacere del solito questo mese allenarmi, andare, insomma, sempre molto entusiasta, molto contenta, insomma, di andare in palestra, ma un po' sempre nell'ultimo periodo, anche perché mi sono ammalata e quindi mi è mancata tantissimo, cosa che magari 3 anni fa non succedeva, però adesso mi manca, quindi è stata la palestra. Mentre 7, momento relax versus momento panico. Allora, il momento panico è stato quando sono andati via i miei genitori in Giordania e dovevo tenere la Luna da sola, non sapevo se ne fossi in grado o meno di tenerla da sola, perché come sapete ha qualche problemino, non mi addentro oltre perché non mi va. E poi è coinciso con un'influenza da urlo, influenza. Cioè, ho avuto la febbre, un raffreddore a dei livelli disumani, tutto bloccato qua, sono stata malissimo, veramente male, 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 quindi quello è stato il momento panico. E poi, mentre il momento relax è stato quando sono stata a cena fuori con Nello per il suo compleanno, che è stato il 15 settembre, e siamo andati a mangiare in un ristorante che si chiama Acaba, Sesto Fiorentino, per chi lo conosce, è molto carino, faceva ancora caldo, quindi siamo stati a mangiare fuori con la candela accesa, insomma, carino, 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 quella è stata veramente una bella serata, un bel momento di relax. E infine la frase del mese, che è non mollare mai, perché nonostante, insomma, ci possano essere dei periodi più facili o meno facili, insomma, bisogna tenere duro nella vita. Quindi, detto questo, un bacio grande a tutte voi ragazze, vi lascio i riferimenti di Menam qua sotto su nell'info box, mi raccomando passate a trovarla. Vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video. Ciao e alla prossima!